Quando in un fine settimana te ne arrivano 4, 5, 6 mila, io sfido chiunque a immaginare che si possa, con strumenti ordinari, pensare di poter trovare un'adeguata e dignitosa sistemazione alle persone nel giro di poche ore. Il ministro degli interni Matteo Piantedosi difende lo stato di emergenza deciso al governo per affrontare in tempi rapidi l'inarrestabile ondata di sbarchi che sta mettendo in crisi tutto il sistema dell'accoglienza. Proprio per questo domani a Lampedusa arriverà il prefetto Valerio Valenti, nominato ieri commissario straordinario per l'emergenza e chiamato a coordinare le attività volte all'ampliamento della capacità del sistema di accoglienza. Una nomina indispensabile per il ministro Matteo Piantedosi, che ha anche sottolineato la necessità di modificare l'istituto della protezione speciale che in questi anni è stato impropriamente utilizzato per rimanere in Italia. L'alto valore civile non venga svilito poi dalla trasformazione di certi istituti appunto in un sistema surrettizio di elusione del meccanismo di ingresso e soggiorno sul territorio nazionale. Intanto proseguono gli approdi di migranti in Sicilia, più di 1000 arrivati in meno di 48 ore. Gli ultimi 200 sono stati portati dalla nave Peluso nel porto di Catania. Sono una parte delle 600 persone soccorse in acque sarmaltesi dalla nostra guardia costiera. Siamo sommersi da migliaia di sbarchi, ha detto oggi il governatore della Sicilia Schifani, per il quale occorrono scelte straordinarie, e chiede di potenziare i centri per il rimpatrio.